Siamo con Ferdinando Enrichiello, uno dei realizzatori dell'opera sociale antistante alla piazzetta della Flora. Ferdinando, dici qualcosa per quanto riguarda questa vostra impresa, che fondamentalmente è stata di facile realizzazione, però di gran cuore per il popolo casertano. Sì, allora niente, stamattina io assieme al mio collettivo studentesco, che si chiama Shira, siamo scesi in piazza un po' perché, diciamo, noi viviamo quotidianamente la piazza antistante la Flora e sentivamo il bisogno di ripulirla, ma c'è un concetto molto più importante dietro all'azione che abbiamo fatto, che è quella dell'autogoverno. Viviamo in una città dove non solo non c'è il sindaco, ma pure quando c'era, le opere sociali o comunque tutte le opere che sarebbero dovute essere messe in campo per i cittadini non sono mai state fatte. Quindi riteniamo che sia molto importante che i cittadini che vivono le piazze, che vivono la propria città, si auto-organizzino, si mettano d'accordo e mettano in pratica le proprie idee, anche facendo queste piccole cose che rendono anche semplicemente più bella una piazza che viviamo quotidianamente. Ho visto inoltre che oltre a dipingere le panchine del colore della squadra della Casertana, no? Avete anche messo su un'opera di riqualifica della piazzetta, avete tagliato l'erba, avete ripulito la piazzetta antistante. Sì, allora, noi innanzitutto c'è da dire che i colori delle panchine, il fatto che fossero rosso e blu è stato un caso, cioè non ci è proprio venuto in mente il fatto della Casertana, ma poi appunto, come hai detto tu, abbiamo tagliato i prati dietro i muretti, ma sostanzialmente non ci fermiamo qui perché abbiamo in mente la prossima settimana di non piantare degli alberi dietro i muretti, anche perché così la gente ci può andare a sedersi lì sotto. Abbiamo in mente di fare alcuni murales nella zona, stesso sull'infopoint o magari sul muro a fianco ai muretti. Insomma, l'idea nostra è che solo attraverso il lavoro che mettiamo in pratica assieme possiamo creare qualcosa di reale e possiamo, diciamo, creare qualcosa dal basso per contrastare le politiche che avvengono a questo comune, nella provincia e nella regione, ecco. Poi magari chi vuole può venirci a dare una mano, anche perché oggi purtroppo il decespugliatore si è rotto. E non lo so, noi saremo giovedì mattina di nuovo alla Flora a lavorare ancora. Chiunque volesse venire, noi siamo lì dalle 9:30. Ok, allora ringraziamo Ferdinando Enrichiello per l'intervista, sperando che i casertani accolgano con interesse l'invito per la vostra opera sociale. Sì, grazie mille, arrivederci.